Ragazzi, vi siete mai chiesti come la stazione Tiburtina alle 4 e mezza di mattina? Io no, ma sono costretto. Andiamo ad esplorare. Ah. Ma Francesco Grassi ha partecipato a... Apriamo la telecamera e vediamo i treni in partenza. Italiani. Questa è la stazione. C'è poca gente. Gente che va, gente che viene. I lavoratori che stanno per aprire i bars. Insomma, this is nice. Questi sono i treni. Questa sera siamo andati a berci una cosa tra amici, al Pigneto, e poi conoscendo nuove persone, poi da Abbo abbiamo scoperto che Abbo è ancora vivo, un bangladino di fiducia, che prima stava a San Lollo, ora si è trasferito al Pigneto, e poi siamo andati al Fanfulla, che è un posto da radical chic. Hipsters, Non necessariamente. dove stanno in 60, in 600 persone, 60 metri quadri. E poi abbiamo passeggiato un po' e ora siamo alla stazione Tiburtina aspettando il nostro autobus. Vero. Praticamente stiamo aspettando l'autobus, ci sta tipo della gente, viene, chiede indicazioni, ma il mio amico risponde in malo modo, Non è in modo vero. maleducato. Non è vero. E poi si pente di farlo, però continua a farlo, l'ha fatto per Ma 3 volte di fila, non è che devo vero. fare? Questa è una fake news. Ragazzi, non vi drogate, finite qua, eh. Siamo qua aspettando da mezz'ora l'autobus, ma l'autobus non c'è, ce la faremo a prenderlo, chissà, siamo a Roma. C'è la macchinetta della stazione Tiburtina, ci stanno tutte le merendine. Notate, un intruso. Tutte le merendine e poi un pacco di profilattici. La metafora qua la lascio a voi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Io mi sono messo a leggere le fermate, si era chiusa la porta, però sono riuscito ad entrare. Buonanotte, si va a nanna. O come piace dire a me, si va a letto.